Giocando una gara di scarsa personalità, l'Inter ha sprecato oggi la grande occasione per involarsi verso il titolo di campione d'inverno. Senza il nervosissimo José Mourinho, confinato in tribuna d'onore dopo l'espulsione di Torino e sostituito in panchina da Beppe Baresi, i nerazzurri sono scesi in campo con lo stesso modulo visto in Champions League, un 4-2-1-3 con Zanetti e Cambiasso alle spalle di Sneijder, pronto a servire Tommy Lito e Balotelli. Allo spregiudicato schieramento scelto da Mourinho, Conte, a sua volta squalificato, ha risposto con un 4-5-1 con acqua fresca a unica punta, dopo un quasi autogol iniziale di Cambiasso, sul quale Julio César si è prodotto in un mezzo miracolo. L'Inter ha trovato molto velocemente la via della rete grazie al suo giocatore forse più importante, Wesley Sneijder, bravissimo a lanciare in area Milito. Sul servizio dell'olandese il principe ha mostrato tutta la sua bravura in area, evitando Bianco, Manfredini e Garrix e battendo inesorabilmente Coppola, realizzando così il suo 10° gol in campionato. Siglato l'1-0 al 14esimo, i campioni d'Italia hanno dato l'impressione di poter controllare la gara senza eccessivi problemi, anche per il lavoro svolto dagli attaccanti in fase di ripiegamento. L'Atalanta ha concluso verso la porta solo al 17esimo con Ceravolo, che ha trovato la respinta di Lucio senza impensierire Julio César. Il tranquillo pomeriggio dell'Inter ha cominciato il suo declino al 25esimo del primo tempo con l'ammonizione rifilata a Sneijder da Rizzoli per le proteste dell'olandese susseguenti a un fallo non sanzionato di De Sciantis. Sneijder ha poi sfogato la sua rabbia al 32esimo, ma la sua punizione quasi perfetta è stata respinta dalla traversa. Il tempo si è chiuso con il primo vero tiro in porta dell'Atalanta, un destro di acqua fresca che non ha impensierito troppo Julio César. La ripresa si è invece aperta come il primo tempo, ovvero con un autogol rischiato dall'Inter. Su deviazione di Cordoba, susseguente a un tiro di Ferreira Pinto, il pallone si è spento a lato della porta dell'ormai battuto Julio César. Poi è stato Sneijder a rendersi pericoloso al 15esimo con un sinistro terminato alto di poco. Con l'Atalanta in difficoltà un minuto più tardi, Conte ha provato la prima mossa della giornata, inserendo tiri bocchi per Ferreira Pinto. Ma la vera svolta della gara è giunta al 19esimo con il secondo giallo rimediato da Sneijder per fallo su Guarente. Mourinho con l'Inter in 10 ha tolto Balotelli e ha inserito Stankovic. Al 24esimo Eto'o ha sprecato la palla del 2-0, mentre al 34esimo ecco il cambio decisivo con Caserta che 30 secondi dopo aver sostituito Guarente ha regalato a tiri bocchi l'assist per l'1-1, favorito anche dal gravissimo errore di Lucio. A 2 minuti dal termine Coppola ha negato a Thiago Motta il gol della vittoria e così per l'Inter è sfumata l'occasione della grande fuga.